ragazze, ciao ragazzi. Spacchettamento Avon Campania 11. Ok, cosa ho comprato? Tutta roba per me, ovviamente. Intanto vedo che mi hanno mandato i cataloghi di Campania 13 e me ne hanno mandati, come ho chiesto io, tre. Questa è la foto. Ancora uno di, no, sì, uno di questi. Qualche ah, qui c'è 5x13, 10x25 rossetti in offerta. Mi hanno mandato 4 supplementi di Campania 12, però 4. Qui ci sono le offerte esclusive Campania 13 che non trovo mai niente. L'unica volta che ho provato a ordinare una cosa per una ragazza non c'era più la taglia, non c'era più il prodotto, insomma. Qui c'è l'Avon per te, C12, C13. Ah, un altro catalogo di quelli là che mi ero dimenticato, allora sono 4. Veniamo a noi, cosa ho ordinato? Allora, io ho ordinato siero notte. Ho provato a prendere questo siero perché è molto nominato sul tubo. E quello spray notte alla lavanda che pare sia rilassante, ma cioè, sfatiamo questi miti, io lo spruzzo vicino al cuscino e sentiamo che profumo ha. Ho poi ordinato 3,95 questo. Ho poi ordinato, così per curiosità da provare, lo struccante occhi bifasico dell'Avon. Visto che mi mancava, prezzo 4,95 euro, lo provo volentieri. Poi ho preso, siccome sto finendo quello che ho, una crema per i piedi alla lavanda 3,95. È sul azzurro violetto, vedete? Color lavanda. Ha un buon profumo, ma secondo me non sa di lavanda, però poi proverò e vi saprò dire. Poi ho preso un bagnoschiuma ai fiori di ciliegio e io preferisco prendere questi qua piccoli perché almeno li finisco, siccome mi piace cambiarli, perché se prendo quelli da mezzo litro non mi finiscono più. E 2,95 euro. Un buon profumo. Ha buon profumo questo qua, poi lo proveremo e vi saprò dire. Poi ho preso questo qui è un siero per il collo all'olio d'oliva e collo e décolleté. Allora l'ho preso perché me l'ha richiesto mia mamma. Ovviamente lo proverò anche io. È molto piccino, eh? Questo qui l'ho pagato. Ve lo dico subito, se lo trovo, eh. Struccante, notte lavanda, ciliegia, eccolo qua, 5,95 euro, ce n'è 50 ml. Ma lo possiamo vedere, ah, è proprio un gel, vedete? Un gel che cola. Già che ci siamo, ce lo mettiamo anche un po' e lo proviamo. Ha una profumazione molto naturale. Beh, rende anche molto. Direi che una pusciata così è veramente fin troppa. No, assorbe molto bene, lascia la pelle bella liscia. Ha già assorbito tutto. No, una profumazione neutra, sa di quasi di pulito, non ha niente di fastidioso. Poi, ho preso, che mi piaceva, questa sciarpetta
con i toni, queste rose rosse, fiori verdi, queste rose rosse con le foglie verdi. Molto carina, molto morbida davvero, un bel cotone. Io continuo a dire che i cotoni dell'Avon sono meravigliosi, bella, bella, bella. E l'ho pagata 5,95. Tutti i prezzi che vi dico sono prezzi pieni, senza lo sconto per le presentatrici, ma sappiate che tolgono 0,44 centesimi ad esempio per la sciarpa, cioè non è che poi andiamo tanto in là. Ho preso l'ombrellino Rainy Day a 10,35 euro. Questo era apposta per le presentatrici. Vedo che è molto carino, lo apriamo insieme, ma senza aprirlo perché c'ha tutti i cuoricini. Questo ombrellino qua dovrebbe essere quello che con l'acqua bagnandosi cambia colore. Deve essere molto molto carino. Poi ho preso quella, è caduto tutto, scusate, ma è normale. Ho preso un set di spugne come asciugamani che ho pagato 14 euro con lo sconto di 70 centesimi, ma no, non ci capisco niente. Comunque vediamo un po' questo set di asciugamani com'è. Una bella spugna, un rosa cipria. Eccolo qua, al fondo ha questo motivetto, una bella spugna, comunque è composto da un asciugamano viso e un asciugamano intimo, tutto disegnato quello intimo. Poi ho preso una cosa e vi faccio ridere. La felpa Bear, e l'ho presa nella taglia 44-46 perché mi sono misurata, cioè se prendevo la mia solita taglia, cioè un 40-42, un 42, non mi sarebbe andata bene. Ora la vediamo com'è, perché sinceramente io con le taglie di Avon ho provato ad azzardare un ordine, ma non sono convinta di aver fatto la cosa giusta. Ad ogni modo, è una felpa, ma carina. Sì, penso mi sia un po' grossa, molto calda. Ve la faccio vedere. Eccola qua, con la faccia dell'orsetto. È una bella felpona, molto, molto calda, direi, perché ha anche l'orsetto dentro. Vedete? Sì, credo che questa forse, se prendevo una taglia in meno, mi poteva andare bene anche la taglia in meno. Ma comunque va benissimo anche così, un po' più grossa, perché tanto non è che la metterò per uscire. Mi sembra più una maglia da pigiama, dico la verità. Molto bella. Magari poi la lavo e si restringe. Questa qui l'ho pagata, ve l'ho detto, non mi ricordo, 13,95 euro. Poi ho preso una di queste borse qua di cotone, che io le metto in borsa per fare la spesa e sono molto molto comode, semplicissima di cotone. Eccola qua, l'avrete vista anche sul catalogo. Adesso ve la cerco, 2,95 euro pagata. E poi per finire, no, ce n'ho ancora uno. Poi ho preso il set ballerini, con le due padelle. Allora, c'è il pennellino per spennellare, poi la padella quella con la cerniera per fare le torte, sotto c'è quella per fare la crostata. Mi sembra bello, anche questo va nei regali di Natale, lo devo impacchettare. Ok. E poi ho preso questo qua, set ballerini 11,90, era solo per le presentatrici se non mi sbaglio.
Questo qui sta cadendo tutto, ma che disordinata. Questo qui è Zariac Porta Bijou, 8,95, ma probabilmente è da montare. Vediamo di romperlo. Ma cos'ha in vetro? Mamma mia, cioè, non imballano niente, ma quando imballano... Ok, direi che è tutto da montare, perché ho questo qui con il gattino a parte che devo sicuramente montare. È comunque di metallo. E qui ho il pezzo da mettere sopra. Mi piacerebbe farvelo vedere montato. Magari nel prossimo video poi ve lo faccio vedere montato. Ok, questo qui è quello che va sicuramente al centro, avvitato qua, io penso. Beh, lo vedete sul catalogo per il momento, forse va qua, vabbè, poi me lo studio bene. E questo qui l'ho pagato, ve l'ho già detto, 8,95 euro. Benissimo, io col mio pacco Avon ho finito. Spero che i prodottini che ho preso vi piacciono. Intanto il siero qua ha assorbito, non lascia appiccicoso, assorbe bene. E vi mando un bacio. Ciao!